Oh, il tuo telefono inizia a diventare sempre più lento. La batteria non dura più come prima. Le applicazioni continuano a bloccarsi. È possibile siano problemi legati ad un uso sbagliato? Oh no, controlliamo se hai commesso qualche errore. Non caricate il telefono quando è nella custodia. Durante la ricarica, la maggior parte dei telefoni si riscalda. Se il telefono è nella custodia, il calore rimane all'interno e non può essere dissipato. L'eccessivo calore può danneggiare il vostro gadget. Non caricare il telefono in macchina. Un accendisigari per auto, di solito, fornisce 12 volt di potenza, mentre il telefono ha bisogno solo di 5 volt. Se utilizzate un adattatore economico di terze parti, la tensione durante la carica potrebbe non essere sempre costante. È probabile che nel corso del tempo la batteria possa danneggiarsi. Non usate troppo spesso il telefono come macchina fotografica. Questa funzionalità mette il dispositivo sotto pressione. Per aiutare il vostro gadget digitale, attivate la modalità aereo mentre registrate video o scattate foto. Non fidatevi dei suggerimenti fai da te. Dal mettere il dentifricio sullo schermo allo strofinare con la carta stagnola, nessuna di queste è una buona idea. Se volete provare uno dei tanti suggerimenti che trovate online, assicuratevi di farlo con il vostro vecchio smartphone. In questo modo potete vedere se vale la pena. Non lasciate lo sporco all'interno del telefono. Pulire le parti interne è importante quanto pulire lo schermo. Polvere, lanugine e sporcizia possono rovinare il vostro dispositivo per sempre. Evitate però di aprire il telefono da soli. Lasciatelo fare ai professionisti. Non mettete il telefono nel riso. In rete troverete molti suggerimenti a riguardo. Molti raccomandano di farlo se il telefono è caduto in acqua. Secondo alcuni, i chicchi di riso possono assorbire tutto il liquido. Ma quando il riso viene a contatto con l'acqua, produce una poltiglia che può danneggiare le piccole parti all'interno del dispositivo. Non sottovalutate le versioni light delle app. Molte, tra cui Facebook e YouTube, hanno le stesse caratteristiche di quelle normali. Se passate alle versioni light, non noterete molta differenza, ma il vostro telefono inizierà a funzionare molto più velocemente. Non tenete il bloatware. È una parte inutile del software incluso dal produttore in un nuovo dispositivo. Normalmente occupa molta memoria ed è probabile che rallenti il vostro telefono. Se non avete intenzione di usare queste applicazioni, disabilitatele o cancellatele se possibile. Non aspettate di sostituire uno schermo incrinato. Polvere, grasso e oli delle dita finiranno sicuramente nelle fessure. Alla fine lo schermo smetterà di funzionare. Potreste anche tagliarvi mentre passate il dito sul vetro rotto. Ai! Non accumulate troppe app. Aumentano il consumo della batteria del telefono. Controllate bene le vostre app e cancellate quelle che non usate o quelle con le stesse funzioni. Non utilizzate stazioni di ricarica pubbliche. Queste porte, facilmente accessibili nei ristoranti e negli aeroporti, possono potenzialmente dare accesso a tutto ciò che è memorizzato sul vostro telefono. È più sicuro invece usare una power bank. Non utilizzate il wifi pubblico. Chissà dove guardare, può facilmente ottenere le informazioni che inviate e ricevete tramite una connessione wifi pubblica. I malintenzionati possono anche accedere tranquillamente al tuo dispositivo. Le reti wifi che utilizzi devono essere protette da password e devono essere conosciute. Non usate il vostro telefono quando il segnale è debole. Quando il segnale è debole, il vostro telefono deve fare gli straordinari, comunicando costantemente con le celle telefoniche più vicine. Quando il dispositivo non riesce a stabilire una connessione, deve inviare nuovamente il segnale con una potenza maggiore. Meglio passare alla modalità aereo fino a quando il servizio sarà tornato alla normalità. Non caricate il telefono durante un temporale. Scollegate il vostro dispositivo e tutti gli altri apparecchi elettronici non appena inizia il temporale. Non importa quanto siano resistenti i vostri salvavita, un fulmine può causare uno sbalzo di tensione in grado di fondere il vostro telefono. Per ricaricarlo utilizzate un power bank o un laptop. Non scaricate o caricate completamente la batteria. Entrambe le cose possono ridurre la vita della batteria. Mantenere la carica tra il 40 e l'80% aiuta invece il telefono a durare più a lungo. Non usate il telefono durante la ricarica. L'uso durante la ricarica non causerà alcun danno al telefono stesso e non rappresenterà alcun pericolo per voi. Ma la batteria del vostro telefono si ricaricherà ad un ritmo molto più lento del solito e continuando a giocare o a guardare video si può interrompere il ciclo di carica della batteria. Non eliminate i file durante il trasferimento dal telefono al PC. Altrimenti, qualora la connessione dovesse interrompersi all'improvviso, i vostri file spariranno definitivamente. Non ignorate un dispositivo di ricarica senza fili.
La porta del caricabatterie del tuo telefono è una delle parti più sensibili perché è soggetta ad una grande usura. Una base di ricarica senza fili può eliminare parte di questo stress. Tenete presente che in questo modo l'intero processo di ricarica è leggermente più lento rispetto a quello classico da una presa di corrente. Non lasciate che le app traccino la vostra posizione. Alcune, come le mappe o i servizi di prenotazione taxi, hanno davvero bisogno di sapere dove siete per funzionare correttamente. Molte altre, invece, hanno questa funzione attivata di default. Per far durare più a lungo la batteria, disattivate la geolocalizzazione per queste app. Non chiudete le applicazioni in background. Se lo fate e poi le riaprite, il vostro telefono dovrà consumare più energia. Chiudete le applicazioni in background solo se dovete riavviare quelle che non rispondono. Non lasciate crescere la cache delle app. Cancellate regolarmente i dati nella cache in modo che il vostro telefono non dilati i tempi per eseguire le normali funzioni. Tenete presente che la cancellazione della cache di un'app cancella tutte le preferenze salvate per questa app. Non dimenticate di riavviare il telefono. Se non lo fate regolarmente, il vostro dispositivo continuerà a memorizzare dati non necessari. Questo potrebbe rallentare le funzionalità del telefono. È sufficiente riavviare il dispositivo una volta alla settimana. Non utilizzate applicazioni antivirus. La maggior parte degli smartphone moderni ha già una sorta di protezione antivirus. Le app antivirus possono scaricare la batteria senza dare molto in cambio. Non navigate su siti inaffidabili e soprattutto non scaricate le app al di fuori dell'App Store ufficiale. Il vostro telefono sarà sempre al sicuro. Non trascurate la scheda SD. Se le tue app continuano a bloccarsi senza motivo, potrebbe essere colpa di una scheda SD danneggiata. Formattare la scheda potrebbe dare al tuo telefono la spinta necessaria. In questo modo eliminerete anche tutti i file spazzatura. Non memorizzate le applicazioni su una scheda SD. Tenere le applicazioni nella memoria interna del telefono le fa funzionare più velocemente. Se non c'è abbastanza spazio per tutte le tue app, sposta quelle che non usi spesso sulla scheda SD. Non sovraccaricate il telefono. Memorizzate le vostre foto, i documenti importanti e la musica scaricata nel cloud. Non solo aiuterete il vostro telefono a funzionare più velocemente, ma renderete tutti i vostri dati accessibili anche da diversi dispositivi. Non aggiornate le applicazioni utilizzando la rete dati. Molte app sono programmate per aggiornarsi in background, per mettervi a disposizione la versione più stabile. Andate su Impostazioni, Aggiornamento automatico e scegliete Aggiornamento automatico app, solo Wi-Fi. Questo impedirà alle vostre app di aggiornarsi con la rete dati e il vostro telefono funzionerà più velocemente. Non dimenticate di controllare le vostre app. Se il vostro telefono ha iniziato a funzionare più lentamente, la colpa potrebbe essere di un'unica app. Controllate l'uso della batteria del vostro smartphone, vi aiuterà a individuare l'app incriminata. Aiutate il vostro gadget e cancellate l'app succhia energia. Non lasciate che il vostro telefono diventi troppo freddo o troppo caldo. Le temperature estreme non vanno d'accordo con il lavoro del tuo telefono. Non lasciatelo in macchina in una gelida giornata invernale e se fuori fa un caldo torrido spegnete il dispositivo per evitare che si surriscaldi nella vostra tasca. Non esagerate con le immagini. Un wallpaper luminoso e in movimento o i troppi widget rendono il telefono più difficile da usare e tendono a scaricare molto velocemente la batteria. Meglio passare a una semplice immagine di sfondo. Non mettete il telefono nella borsa senza cover. La cover proteggerà il vostro telefono dai colpi accidentali e dai graffi degli oggetti appuntiti, come le vostre chiavi. Inoltre, la cover impedirà alla polvere di accumularsi all'interno. Troppa polvere può causare un surriscaldamento. Non comprate caricabatterie a buon mercato. Molti produttori di telefoni insistono che si debbano acquistare solo dispositivi di ricarica originali. Ma ce ne sono tantissimi, prodotti da terze parti, di alta qualità e sicuri ad un prezzo ragionevole. Basta non lasciarsi attirare dalle imitazioni super economiche che sicuramente causeranno problemi. Ed ecco fatto! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.